viaggio. Come sei vista la parte? Buonasera ed un caldo benvenuto a tutti voi. Grazie. Inizio ringraziando i nostri amici invitati che sono venuti a testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno a Santa Marinella, ai nostri candidati e al nostro progetto. È importante che ci sia da subito questo segnale di vicinanza, perché siamo nel mezzo della battaglia elettorale, ma ci servirà ancora di più dopo il 25 giugno, quando andremo a prendere le redini dell'amministrazione comunale. E come voi sapete, in questo momento i comuni vivono veramente un periodo difficile, e quello di Santa Marinella in particolare, e abbiamo bisogno di tutto l'apporto, il sostegno e la vicinanza di chi a Santa Marinella ci tiene e di chi ha possibilità di attingere a istituzioni sovracomunali per darci la possibilità di alimentare i nostri progetti. Un ringraziamento particolare a tutti i candidati, che sono una squadra fantastica, piena di energia, piena di voglia di fare, e che mi trasmettono quotidianamente positività. Sono 64, di cui la maggior parte donne. La maggior parte donne, in cui io ripongo una fiducia particolare per la loro lealtà, determinazione, forza, energia. E ci sono ragazze, mamme, imprenditrici, professioniste, che già hanno messo a disposizione la loro esperienza per redigere il nostro programma, apportando idee nuove, belle, progetti innovativi. E devo dire che la maggior parte di loro sono tutte nuove alla politica. Su 64 candidati, ben 60 sono totalmente facce nuove. E questo come segno di cambiamento, di rinnovamento e di idee che vengono direttamente dai cittadini, dalla collettività. Un segnale forte che però i nostri avversari non hanno capito. Faccio un breve accenno agli attacchi che stiamo subendo sia sulla stampa che anche da alcune voci che girano per la città, che noi siamo il proseguimento dell'amministrazione appena uscita, che in mezzo alle nostre file è pieno di amministratori della vecchia amministrazione. Beh, questo non è vero, e lo possiamo confutare con numeri alla mano. Lo potete dimostrare alle persone che vi dicono questo, così come possiamo dire che non è vero, sono tutte menzogne, le voci che girano sull'accordo che ci sarebbe tra me e Roberto Bacheca, che è un mio caro amico e che stimo, affinché lui arrivi a fare il vice sindaco o abbia un accordo con me per prendere un assessorato. Tutte menzogne. Ma il mio ringraziamento più caloroso è per voi che siete presenti questa sera, perché i veri artefici del cambiamento e della nostra vittoria siete voi gli attori, i portavoce del nostro programma, del nostro progetto, e che andrete in giro
familiari, amici, parenti, conoscenti, vicini di casa, a diffondere quelle che sono le nostre idee. Idee che si basano su un progetto di massima, complesso, che sicuramente non terminerà con la fine del nostro mandato. Intendiamo seminare qualcosa che abbia vita più lunga, creare una pianificazione nuova per Santa Marinella, che ottenga sì anche dei risultati immediati ove questo sarà possibile, ma soprattutto dei risultati a medio e lungo termine, per dare veramente nuova linfa a questa cittadina. Del programma vi darò alcuni accenni, perché poi lo potete trovare sui social e lo distribuiamo noi ovunque. Stiamo preparando un libretto, ma è già sul web. Il programma è molto semplice. Il nucleo del nostro programma si basa sulla persona. La persona è il fulcro dell'azione e dell'attenzione dell'amministrazione. E questo possiamo riassumerlo con tre parole: rispetto, accoglienza e servizio. Il rispetto, ovviamente, dei bisogni, delle necessità e dei diritti di ciascuno, e quindi un'amministrazione che ascolti quelli che sono i bisogni dei cittadini, quindi un'amministrazione vicina. Un'accoglienza con la maiuscola, perché l'accoglienza sì è per la vocazione nostra turistica un fattore fondamentale, e quindi l'accoglienza di turisti italiani e perché no anche stranieri nel nostro territorio, ma soprattutto l'accoglienza del cittadino, delle persone nell'amministrazione, nella casa comunale. Intendiamo cambiare, essere un po' innovativi in questo, riportando con delle strategie innovative che si basano sicuramente sul sorriso e sulla cortesia, il comune vicino al cittadino. E questo lo faremo con l'esempio. Lo faremo con l'esempio iniziando veramente da noi stessi, dal fare squadra, dal condividere, dal essere vicini l'un l'altro e sostenerci, così come stiamo facendo in questo periodo. Il servizio è importante, perché mi rifaccio a valori antichi e sicuramente a principi di un tempo, perché chiunque venga eletto, che sia amministratore o politico, dalla collettività è al servizio di questa. E questo è un principio importante in cui cercheremo di essere di esempio anche per i comuni limitrofi. Su questa cosa io mi batterò in prima persona. Il programma ovviamente non potrà mancare dall'essere attento alle questioni sociali, soprattutto nella riorganizzazione anche delle tante risorse private che noi abbiamo, di associazioni e di volontariato. Attenzione alla scuola, allo sport, alla cultura. Per la scuola abbiamo già, c'è già in amministrazione, ci sono già i fondi per la sistemazione della scuola di Miacce, ad esempio, e quindi opere dell'amministrazione precedente, e quindi al nostro ingresso sarà a nostra cura affidare il bando per la sistemazione della scuola, così come ci sono già i fondi per la sistemazione della piscina comunale. Grazie a Giudito Sportivo. Ci sarà la creazione di un ufficio bandi, ci sarà un'attenzione particolare alla sicurezza, perché parlando di persone non possiamo prescindere dalla sicurezza loro e delle famiglie, le famiglie come nucleo importante della nostra comunità. E in questo daremo molta attenzione all'educazione, alla legalità anche, come principio del nostro programma, che non potrà prescindere da percorsi educativi che saranno per i più piccoli, ma che saranno anche per quelli un po' meno giovani. Percorsi educativi in cui semineremo sicuramente tra i giovanissimi, che sono il futuro della nostra cittadina, quei principi, quei valori, quella
educazione civica che contraddistingue le radici della nostra cultura. Vi ringrazio dell'ascolto, non voglio tediarvi oltre e cedo la parola a Santa Marinella. Sono qui per rinnovare un patto di amicizia con questa città, nella quale anche negli anni passati abbiamo avuto molte occasioni di impegno comune e che poi fa parte di un territorio nel quale anche recentemente, con l'amico Battilocchio e con altri candidati, siamo stati impegnati, perché nelle recenti elezioni del 4 marzo, guidando la lista di Forza Italia per il Senato di Roma Nord e Lazio Nord, anche Santa Marinella è tra i territori grazie ai quali posso continuare a svolgere un mandato rappresentativo, quindi avverto ancora più il dovere di essere accanto all'azione che svilupperete. Saluto e ringrazio anche l'amico Ricci, già presidente della provincia di Roma, esponente di primo piano della politica non solo di Santa Marinella, ma di tutto il territorio romano, della provincia di Roma e del Lazio, che si è anche speso in queste settimane per cercare di amalgamare al massimo la situazione. Sono contento che molti candidati siano impegnati per la prima volta in prima linea, che come tu hai detto ci siano numerose donne e quindi c'è sicuramente una spinta innovativa, che è un po' il portato dei tempi, sono giorni e ore, non voglio qui adesso evocare altre tematiche di governo in generale in cui questo discorso tra vecchio e nuovo, rinnovamenti a volte anche un po' arditi, si prospettano con grande forza. Io sono contento che qui a Santa Marinella, come in altri comuni,